Harry e Meghan fanno ancora discutere a causa di un gesto nei confronti di Kate Middleton che non è piaciuto. Ecco cosa hanno fatto. Harry e Meghan sono, senza alcun dubbio, i due personaggi più discussi e chiacchierati della Royal Family, almeno negli ultimi anni. La loro decisione di lasciare la monarchia britannica per spostarsi oltreoceano ha fatto scalpore, ma gli ha fatto anche perdere popolarità. Prima erano molto amati, il popolo inglese adorava Meghan Markle ed era molto affezionato ad Harry. Adesso sono cambiate molte cose. L'ex attrice statunitense non è più apprezzata come un tempo e i litigi tra Harry e William sono visti male nel Regno Unito. Il momento chiave della loro storia è arrivato all'inizio del 2020, quando i duchi di Sussex hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti d'America. Dopo un breve periodo in Canada, Harry e Meghan hanno scelto una splendida villa nella contea di Santa Barbara, a Montecito, uno dei luoghi più affollati di VIP della California. Da quel momento, Harry e Meghan hanno intrapreso una vera e propria battaglia contro la Royal Family e questo scontro sta andando ancora avanti, a distanza di 4 anni. Harry e Meghan se la prendono con il principe George. Lo scorso 22 luglio, il piccolo George, figlio di William e Kate, ha festeggiato il suo 11° compleanno. Come ogni anno, Kate Middleton ha pubblicato una foto del bambino sui social network, ma quest'anno è successo qualcosa che ha spostato l'attenzione di tutti verso Harry e Meghan. Proprio nello stesso giorno, il principe Harry ha annunciato che gli Invictus Games 2027 si terranno a Birmingham, in Inghilterra. Si tratta di una manifestazione alla quale Harry tiene molto e che sostiene da diversi anni. Secondo molti malpensanti, questo annuncio sarebbe arrivato proprio nel giorno del compleanno di George per far passare la festa del bambino in secondo piano. Alcuni critici britannici hanno definito patetico il tentativo dei Sussex di mettersi in mostra. Ma c'è un altro gesto che confermerebbe la cattiva fede di Harry e Meghan. L'ex protagonista della serie televisiva Suits è stata vista, proprio il 22 luglio, in compagnia dell'attrice Kimberly Williams-Paisley. Questa apparizione in pubblico sarebbe, secondo chi ha scarsa stima di Meghan Markle, un tentativo di oscurare il compleanno di George e, di conseguenza, un dispetto nei confronti di Kate Middleton. È molto probabile che Meghan stesse soltanto passando qualche ora in compagnia di una sua amica e che Harry abbia annunciato la sede degli Invictus Games 2027 per caso proprio quel giorno, ma la loro scarsa popolarità in Gran Bretagna è talmente forte da spingere molte persone a pensare male anche dei gesti più semplici e innocui.